attività del settore acqua di Utilitalia. C'è stato un piccolo cambio di programma perché il vicepresidente russo ha avuto un imprevisto per cui non potrà partecipare al nostro webinar, per cui viene sostituito dal dottor Cetti, che saluto assieme ai nostri ospiti. Passo ora a presentarvi. Oggi parliamo appunto di una importante novità che riguarda l'ambito delle acque potabili, in particolare appunto la nuova direttiva è la 2020-2184, che è entrata in vigore a gennaio di quest'anno e che appunto verrà recepita nei prossimi anni nell'ordinamento italiano, una direttiva della quale appunto parleremo con esperti che avranno anche l'onere di applicarla assieme ai gestori appunto che noi rappresentiamo e dare l'importanza e il valore che questa direttiva ha per i cittadini e per il nostro paese. Ne parliamo con Pasqualino Rossi, direzione della prevenzione del rischio chimico e promozione della salute ambientale, della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero della Salute. Benvenuto, dottor Rossi. Con il dottor Luca Lucentini, direttore del reparto di qualità dell'acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Ben ritrovato e grazie della partecipazione. Con Andrea Guerrini, componente del Collegio ARERA. Buongiorno professore, grazie della sua presenza. E Stefano Cetti, coordinatore della Commissione Acque Potabili di Utilitalia. Un'importante direttiva, dicevamo, che amplia rispetto alla precedente direttiva, appunto, che risaliva al 98, la numero 83, il campo d'azione di quella che è una norma generalmente fino ad oggi indirizzata alla tutela della salute, quindi alla qualità delle acque potabili. Ecco, in questa direttiva possiamo trovare dei pilastri che ne ampliano notevolmente il campo d'azione. Sì, una maggiore sicurezza dell'acqua, lo vedremo in particolare con il dottor Lucentini, i nuovi parametri che sono stati inseriti, una maggiore attenzione attraverso la certificazione di quelli che sono i materiali che vengono a contatto con l'acqua, quindi l'importanza anche di una sua non contaminazione, ma anche un diverso approccio per la tutela della risorsa. Sappiamo che nei prossimi anni ai gestori e non solo alle istituzioni avranno l'importante compito di gestire da una parte la qualità e quantità della risorsa disponibile rispetto ai cambiamenti climatici e dall'altra, quello che è un altro pilastro della direttiva, l'accesso all'acqua garantito universalmente al consumo umano e anche la promozione del consumo dell'acqua di rubinetto. Questo è un tema a cui anche come Utilitalia teniamo particolarmente. E infine, non certo da ultimo, l'accesso alle informazioni ambientali come appunto nuovo approccio di grande trasparenza e anche vicinanza al cittadino che questa direttiva ci induce. Quindi tanti temi da affrontare, tanto lavoro da fare nei prossimi anni, 2 anni per il recepimento della direttiva, e sicuramente altre scadenze che hanno un timing più lungo nel tempo, ma comunque una rilevanza altrettanto importante. Passo la parola quindi a lei, dottor Rossi, perché sarete protagonisti sicuramente, anche se formalmente ancora non ci sono le attribuzioni specifiche, ma il vostro indirizzo sarà sicuramente più importante nel recepimento di questo importante strumento. Grazie a lei la parola. Grazie dottoressa Tellini, grazie per l'invito. Dobbiamo cominciare a parlare di questa direttiva perché già il nostro impegno è importante per il recepimento, sebbene ancora manchino alcuni passaggi formali, ne discutevamo ieri internamente, ad esempio non abbiamo ancora ricevuto il mandato ufficiale del Dipartimento Politiche Europee, ma speriamo che sia un ritardo dovuto soltanto al cambio di governo. Diceva giustamente che gli argomenti che toccheremo oggi sono tanti come sorprendentemente tanti sono stati nel corso della discussione su questa direttiva. Questa doveva essere una direttiva che doveva andare quasi de plano a modificare in maniera non
fondamentale, quella che già esisteva, e invece ci abbiamo messo a livello europeo quasi 3 anni. Abbiamo attraversato 4 presidenze, la bulgara, l'austriaca, la rumena, la finlandese, e dopo 5 triloghi tra Parlamento, Consiglio e Commissione è stata approvata sotto la presidenza tedesca. Alla fine i tedeschi hanno sempre, si prendono anche meriti extra rispetto a quelli veri. E devo dire che questa inattesa lunghezza è stata però causata dal cambiamento proprio di approccio e di mentalità che si è verificato nel redigere questa rifusione della direttiva, perché la 2184 di fatto ha come base come fine, come obiettivi quello di un approccio risk-based, e quindi cambia completamente. Cioè, noi a livello sanitario e di prevenzione non ci possiamo più permettere valutazioni ex post di quello che succede e di cambiamenti in corsa, ma dobbiamo attivarci preliminarmente, il più precocemente possibile, per far sì che non si corrano rischi. E quindi è stato necessario favorire un dialogo che andasse nella direzione della protezione della salute e dell'ambiente, ovviamente, anche perché c'era stata questa iniziativa dei cittadini europei per l'accesso all'acqua potabile. Sembra quasi contraddittorio o comunque strano parlare di accesso in un grande continente, una grande unione di stati occidentali, ma questo è stato uno dei punti fondamentali. E il ruolo dell'Italia nella fase che noi chiamiamo ascendente, quindi di definizione della direttiva, è stato molto importante. Come sapete, in Europa al tavolo, alle riunioni del Consiglio, siedono quasi soltanto i ministeri dell'ambiente, sebbene l'acqua abbia un legame imprescindibile, inscindibile, anzi direi con la salute. Il fatto che noi, pur coordinandoci con il Ministero dell'Ambiente e con altre realtà istituzionali, che noi sedessimo a quel tavolo ha rappresentato un importante punto di mediazione, di dialogo. Abbiamo potuto fornire contributi rilevanti su molti temi, perché oltre a quello dell'accesso all'acqua abbiamo l'analisi del rischio, la qualità dei reagenti, i prodotti a contatto, come lei diceva, la regolamentazione su sostanze che finora sono state un po' neglette, come i famigerati PFAS, e quindi abbiamo assicurato quell'equilibrio tra salute e ambiente che in Europa spesso è difficile raggiungere, non soltanto in questi settori, perché l'Europa è un po' organizzata come noi, che molti argomenti sono sotto l'egida della DG Santeo, come adesso si chiama, e quando invece poi gli aspetti sanitari e di salute pubblica spesso hanno una importanza tutt'altro che secondaria. Tra l'altro, l'approccio che c'è stato a livello comunitario è un approccio che si incastra benissimo con quello che stiamo facendo adesso, anche per quanto riguarda il inflazionato, direi, a livello mediatico, piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè il cosiddetto recovery fund, perché l'approccio preventivo a questioni di tipo salute, ambiente e clima è quello che ci deve guidare nel prossimo futuro, per far dialogare tutti coloro che a questi argomenti afferiscono, vuoi per competenze istituzionali, vuoi per anche interessi privati. Quindi chiaramente noi siamo stati, come Ministero della Salute, il centro, diciamo, il coordinamento, anche perché appunto l'ambiente siccome in Italia il controllo della qualità delle acque afferisce al nostro ministero e particolarmente al mio ufficio, il Ministero dell'Ambiente si è trovato in una situazione di collaborazione più che di ruolo di capofila come negli altri paesi. E questa collaborazione è stata molto forte, molto attenta, non ci siamo mai mossi senza una consultazione con i nostri colleghi, non soltanto del Ministero dell'Ambiente, ma ovviamente dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo sempre ascoltato anche ARERA,
e abbiamo ascoltato ISPRA quando era necessario, le ARPA, tutti quelli che in Italia giocano un ruolo nella gestione della rete, della filiera idropotabile. Quindi ci siamo dovuti mettere lì a fare una cosa che doveva durare poco, che doveva essere minimale, che invece ci ha fatto rendere conto che ci portava ad affrontare questioni aperte ormai da oltre 20 anni, come diceva lei, si parla del 98, ma quindi anche di prima, perché il 98 è stata l'adozione, i criteri risalgono anche al periodo precedente, e sui controlli che si facevano, su questo set piuttosto limitato, no, di parametri prestabiliti da controllare i rubinetti, con approcci di tipo retrospettivo e non prospettico. Quindi bisognava riposizionarci verso conoscenze scientifiche ovviamente più attuali, e quindi noi abbiamo cercato di portare la nostra esperienza di tipo orientata più verso la salute pubblica anche a livello europeo, occupandoci ovviamente di tutta la filiera idropotabile, partendo dall'ambiente che ne garantisce la qualità fino al rubinetto. E poi noi abbiamo già anticipato un po' la questione europea, introducendo già da qualche anno l'applicazione dei piani di sicurezza dell'acqua. Questo non è secondario, perché già quel tipo di approccio che noi avevamo indicato andava esattamente nella direzione in cui la direttiva si prefiggeva di andare. Ora siamo all'atto del ricepimento, sarà un processo assolutamente impegnativo. Più tardi Luca Lucentini scenderà nel dettaglio, io non voglio duplicare quello che lui dirà, ma si tratta di un complesso processo che deve concludersi nei 2 anni previsti dalla legge. Ovviamente ci stiamo accorgendo che poi tutto questo coinvolge l'intero corpus normativo di rilevanza sul tema salute, ambiente e clima, e questo è un onere ma anche una grande opportunità, perché noi qui ci stiamo avviando nel complesso, se attuiamo veramente lo spirito della direttiva, quello che ne uscirà sarà un rafforzamento della fiducia dei cittadini nell'acqua che arriva nelle loro case, come lei diceva giustamente, e anche nelle istituzioni che garantiscono questa qualità. Noi questo lo dobbiamo dire, purtroppo ormai il luogo comune è quello di considerare l'acqua del rubinetto poco sicura rispetto alle acque imbottigliate. Questo noi sappiamo, noi che ci lavoriamo sappiamo che non è vero, ma questo è anche un pregiudizio che dobbiamo combattere, senza creare ovviamente nessun tipo di guerra delle acque, però ristabilendo quella che è l'oggettiva realtà delle cose. E quindi noi dobbiamo andare avanti in questa maniera, sempre puntando all'interdisciplinarietà, all'intersettorialità, confrontandoci con tutti quelli che hanno a che fare con questo settore. E quindi per esempio, cominciando, lo spirito della direttiva è quello di dare informazioni, per esempio anche a livello nutrizionale, cosa che in questo momento in Italia è molto difficile, perché è molto difficile avere informazioni sulla qualità, sulla composizione quantitativa delle acque che arrivano nelle case dei nostri concittadini. È molto difficile per loro avere informazioni su quelli che sono i materiali che vengono a contatto, ma quando lo sapranno, sapranno anche che potranno fidarsi di quello che l'acqua incontra prima di arrivare al loro rubinetto. L'accesso all'acqua è fondamentale. Noi ancora ci confrontiamo con tante realtà in cui chiedere un bicchiere d'acqua è quasi fa insorgere sensi di colpa in chi lo fa, perché sembra che stiamo chiedendo la luna. L'acqua dovrebbe essere disponibile nelle grandi strutture, sia delle filiere alberghiere, ristorazioni, bar, ma anche negli aeroporti, negli ospedali, insomma in tutte quelle strutture pubbliche dove potrebbe succedere di
avere sete e di aver necessità di un bicchiere d'acqua senza doversi per forza comprare la bottiglietta. Noi dobbiamo anche, ci stiamo prendendo l'impegno, e grazie alla direttiva lo faremo, di rimettere in piedi, anzi di completare e di attivare la parte del portale acque relativa alle acque potabili, che attualmente è praticamente vuota e che invece dovrà servire, e qui penso che il contributo sia dei gestori della rete ma anche di Istat sarà fondamentale, perché quello diventerà uno strumento nelle mani dei cittadini. Noi abbiamo già per le acque di balneazione un'applicazione che praticamente dal cellulare permette di avere le informazioni che sono nel nostro portale acque. Dovrà diventare così anche per le acque potabili, e questo penso che sia oltre che importante anche molto fattibile, perché abbiamo già gli strumenti, abbiamo già la capacità di informatizzazione del sistema che ci potrà consentire di raggiungere questi risultati nel tempo più breve possibile. Poi ovviamente la roadmap adesso è molto complessa. Noi dobbiamo guardare a quello che la direttiva ci dice, il dottor Lucentini che le illustrerà i principali articoli che dovranno essere discussi e su cui ci dovremo confrontare con i nostri interlocutori principali, che di volta in volta potranno essere il Ministero dell'Ambiente, dovrà essere ARERA, dovrà essere ISPRA, le ARPA, le ASL, il Ministero dello Sviluppo Economico, perché dietro ci sono interessi anche di tipo industriale e impiantistico non indifferenti. Quindi e poi tutta la parte comunicativa, perché i cittadini dovranno essere informati circa le novità che questa direttiva, le importanti novità che questa direttiva sta introducendo, e dovranno imparare a capire che quello che trovano nelle acque minerali, come diciamo da un punto di vista nutrizionale, lo trovano anche nelle acque potabili. Già ci sono studi in giro per il mondo che testimoniano l'importanza della composizione delle acque potabili rispetto... Finora si è sempre fatto un approccio di tipo un po' così criminalizzante, no? Cioè l'acqua c'ha l'arsenico, e invece noi dovremmo anche guardare a quello che l'acqua può, come l'acqua può influenzare in modo benefico la salute dei cittadini in funzione della propria composizione, l'acqua ovviamente potabile destinata al consumo umano, e limitando al massimo ovviamente i trattamenti di potabilizzazione e cercando appunto di non impattare in maniera negativa, quindi di non venir meno ai dettami della direttiva sul piano ambientale. Quindi noi abbiamo degli obiettivi che sono perfettamente in linea con quello che ci dice l'agenda ONU 2030 per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'acqua è al centro di un approccio ovviamente salutistico, che è ovviamente di One Health o di Global Health o di Planetary Health, ormai ognuno la dice come vuole, ma è un approccio che per quanto riguarda l'acqua è proprio paradigmatico. Non c'è altro settore in cui si può parlare di salute globale assolutamente, e quindi l'acqua può fare anche veramente da apripista per una rivisitazione dell'intero sistema nazionale di salute, clima e ambiente, perché sull'acqua noi siamo più avanti che in altri settori e quindi potremo veramente guidare l'Italia verso quella che ormai ha dato il nome anche a due ministeri, per la transizione ecologica e quella transizione digitale, che da cui noi ormai non possiamo più prescindere. Quindi ripeto, il lavoro che è stato fatto ci sembrava tanto, ma rispetto a quello che ci aspetta forse è una goccia nell'oceano, anche perché lì eravamo in 27, 28 all'inizio, e qui siamo da soli, quindi
sarà necessaria la collaborazione di tutti, lo spirito nostro è quello della massima collaborazione e quindi direi che io intanto concludo la mia introduzione in questo modo, con una presentazione. Adesso il dottor Lucentini entrerà più in dettaglio delle cose che io ho introdotto in maniera più generale. Vi ringrazio e lascio di nuovo la parola alla dottoressa Tellini. Grazie a lei dottor Rossi per questo importante inquadramento e passo subito la parola al dottor Lucentini perché entriamo appunto nel merito anche più tecnico e di dettaglio di quelli che sono gli aspetti primariamente legati alla salute della direttiva, ma come abbiamo visto non solo, è anche dell'importante lavoro che aspetta tutti noi, ovviamente utilitari e gestori sono a disposizione delle istituzioni per tutto ciò che sarà necessario in questo importante percorso di recepimento. Grazie moltissime Tania, grazie dottor Rossi e Andrea Guerrini, che saluto con piacere. Davvero condivido il piacere di questa partecipazione, fra l'altro molto, molto sostanziosa, e in un evento che è diciamo in progress, come diceva appunto Lino in precedenza, siamo ora ad una tappa importante di un percorso che è iniziato da molto tempo su tanti fronti. Ha avuto, diciamo, questo step fondamentale in un periodo che poi si è complicato a dismisura con tante altre direttrici, ma è stato, diciamo, finalizzato appunto a novembre dell'anno scorso. Ecco, in questo processo di dialogo, che come è stato giustamente sottolineato in precedenza, ha visto succedersi molte tematiche ed è durato 3 anni con discussioni a volte complesse, a volte insomma si tornava da Bruxelles abbastanza rattristati da passi indietro che venivano fatti, poi insomma devo dire che l'esperienza internazionale di Lino, perché poi anche insomma bisogna dire che le persone fanno poi le istituzioni, insomma ci si riconfrontava con tutti i settori. Il dialogo che c'è stato all'interno del gruppo di lavoro del Ministero, messo su dal Ministero, ma anche diciamo con la stessa Utilitalia, insomma con tutti i gestori con cui lavoriamo, abbiamo avuto la fortuna di portare nel Consiglio dell'Unione Europea gli ambienti di captazione piccoli che stanno ai Castelli Romani, cioè le situazioni esistenti per fare passare appunto dei principi di prevenzione applicabili, sostenibili, ma soprattutto veramente rivolti alle situazioni più critiche. E questa resta la sfida ancora più elevata. I partecipanti a questo incontro, potrei dire che per la grandissima parte sono professionisti altamente qualificati e comunque conoscitori del settore, ma una importante, diciamo, fetta del settore idrico in Italia è costituita da gestori che non sono al passo ancora con i principi di prevenzione sanitaria e le aspettative, diciamo, della direttiva. Questo discorso deve essere affrontato in modo assolutamente costruttivo, certamente non insomma che non vada a toccare temi che non attengono proprio a quelli della sanità, ma quando la direttiva apre all'accesso all'acqua e quindi giustamente include un aspetto principale, se volete, della sanità pubblica collettiva, della prevenzione sanitaria collettiva, cioè prima di tutto dare acqua e insieme garantirne la sicurezza, e dobbiamo porci a questo punto, allargare davvero la visione e vedere come gestire le situazioni dei cosiddetti pozzi privati e tante pieghe, diciamo, della gestione dell'acqua che possono in effetti essere incongruenti con questo discorso della sicurezza di acqua, di distribuire acqua sicura. Devo dire che nel dialogo, insomma, abbastanza complesso,
Forse questa slide, che è un po' diciamo, di effetto, ha trovato concretezza, cioè il ruolo della salute nel dialogare con tanti altri settori è stato certamente una cerniera importante. Quindi lì nel Consiglio non sedevano solo, diciamo, esperti di sanità, ma anche dell'ambiente. Ovviamente ogni portavoce era poi la sintesi insomma, dei vari settori industriali e tutto. E devo dire che il trade union sanitario nella direttiva acque potabili, ma citerei anche il regolamento sul riuso, dove le barriere sanitarie erano addirittura state ventolate per bloccare questo regolamento, perché invece su questo piano si è potuto concretizzare la cosa, e questo è, come veniva detto in precedenza, un buon viatico per tante altre politiche. L'approccio che è stato utilizzato è appunto quello di come mai, insomma, nessuna materia, quando parliamo di economia circolare, dobbiamo solo imparare dall'acqua, perché nasce come ciclo, cioè forse è la sostanza più circolare che esista. Noi ancora consumiamo l'acqua, la quantità e la qualità che si ripristina dell'acqua che c'era dalla fondazione del pianeta. Quindi sono concetti che dobbiamo trasferire anche alla Next Generation. Il nostro ruolo e l'ambizione di questa direttiva è anche migliorare non solo la qualità dell'acqua nel momento in cui leggiamo i dati sullo smartphone della qualità, ma garantire che ci sia acqua per i nostri figli e per le future generazioni, anche per tutti gli impatti economici, e che quest'acqua sia costantemente migliorata. A proposito di questo, volevo proprio sottolineare che la portata innovativa non è solo, diciamo, qualche anno fa, forse ci sarebbero state molte meno righe, cioè si sarebbe battuto molto gli standard di sicurezza esistenti, e quindi l'aggiornamento, che è ovviamente un aspetto importante, fondamentale, sull'approccio basato sul rischio, ecco, ma su questi concetti di accesso all'acqua, che hanno pure rallentato un po' i lavori, perché insomma, sono stati formativi anche per noi, per apprendere, insomma, i limiti e le possibilità che però di ampliamento di campo di applicazione di una direttiva, dialogando con i servizi giuridici, quindi includendo appunto questo allargamento proprio del campo di applicazione. E poi c'è l'aspetto che è molto legato all'accesso all'acqua, perché io posso anche averla, ma se non mi fido, insomma, il mio accesso è abbastanza comunque limitato a quest'acqua. Quindi l'informazione che è a tutto tondo, appunto, è anche legata ad aspetti di salute, di promozione della salute, oltre che di prevenzione sanitaria. Quindi, e c'è un lavoro importante che confluisce anche appunto nella direttiva acque potabili, e anche questa era una materia di un contenzioso complessissimo che è durato 20 anni e più. Sui materiali a contatto, finalmente hanno trovato posto nella giusta direttiva, cioè, perché si discuteva sempre su questo famoso, insomma, regolamento sulla sicurezza dei prodotti, il bollino CE, insomma, che ci abbiamo, era protettivo per le acque potabili. Sappiamo che non lo è, perché attiene a tutta un'altra, diciamo, sfera di protezione, di sicurezza dei prodotti, e quindi andava aggiunto un altro marchio, che speriamo in Italia potremo imprimere presto anche a tutte le nostre produzioni nazionali e a quelle importate, che ci diceva che il prodotto, oltre a essere sicuro dal punto di vista della, per esempio, infiammabilità o tante altre atossicità nel momento della produzione, tutto, era anche sicuro perché non cedeva sostanze che potessero modificare la qualità dell'acqua. Questo, anche su questa partita, devo dire che il ruolo italiano è stato importante. Ma quello che c'è dietro, diciamo, la cultura nuova, diciamo, se volete, nella parte direttiva, penso che sia nell'approccio del rischio non solo, ben più vasto del solo fatto, che non è poco, di
di aver finalmente scritto in un articolo della direttiva, l'articolo 8, che venga prodotto e messo a disposizione tutta una materia che poi è il piano di tutela delle acque, che ha avuto in alcuni casi una difficile implementazione in tanti territori per anche aspetti complessi che riguardano le aree di salvaguardia e quindi conflitti fra diversi interessi, cioè salvaguardare degli impieghi e delle produzioni agricole oppure proteggere a tutto e quindi spostarle oppure, ecco, tutto questo questa materia è entrata, così come è entrato, diciamo, ancora più diciamo formalmente il piano di sicurezza dell'acqua su cui ci siamo esercitati. C'è stata finora e abbiamo portato anche come esperienza ed è stato addirittura ampliato agli edifici, che è un'altra sfida di cui parleremo subito dopo. Ma quindi lo spostamento di questa attenzione al monitoraggio, e io porto il caso dei FAS, perché da una parte è quello più sfidante anche per il gestore idropotabile, e dall'altro è un po' il paradosso di tutta la nostra storia. I FAS sono sostanze che sono state create, ingegnerizzate da noi, insomma sono sostanze solo antropiche, non esistono in natura, sono perfette per gli usi industriali, sono sia idrofobiche che idrofiliche, quindi possiamo diciamo usarle a nostro piacimento dal punto di vista della produzione e persistenti, perché ovviamente li vogliamo di fatto indistruttibili col legame carbonio-fluoro, e sono molto mobili in funzione di queste, quindi sono, se volete, anche degli inquinanti perfetti che non sono stati normati troppo in precedenza e che oggi sono ubiquitari. L'attenzione, appunto, quando c'è l'emergenza FAS diventa tutta intorno al limite dei FAS al rubinetto, cioè giustamente l'attenzione dei consumatori è: non mi interessa quello che è successo prima, non mi interessa a cosa servono, non mi interessa nulla, ma io non voglio che queste sostanze siano presenti. Non mi interessa neanche la valutazione di rischio sanitario, ne potrei assumere X secondo un'agenzia o un'altra, non le voglio. Tutto questo si traduce in costi enormi di trattamento delle sostanze, e che proprio per la loro natura sono molto recalcitranti ai trattamenti, sono fatte per essere, se volete, anche all'acqua, quindi si legano all'acqua e non tanto al sistema di trattamento, e quindi alla fine l'inquinato paga. Questa è la fine della storia, cioè possono essere usate, sono messe in commercio, possono essere scaricate entro certi limiti prima che vengano normate, e alla fine chi deve trattarle, perché non lo paga questo sistema, ed è anche difficile poi garantire entro certi limiti la cosa. È stato finalmente approcciato, e questo forse va detto anche nelle nostre, diciamo, nella nostra spesso, diciamo, depressione rispetto a certi organi che guidano, perché la politica europea è andata al di là dei limiti del FAS, e nel piano, nella strategia chimica addirittura, che è di larghissima veduta, no? Sapete, questa chimica zero a cui la transizione verde famosa si concretizza soprattutto con questo documento. Beh, lì c'è un capitolo su FAS in cui non solo c'è il bando, ma c'è anche un fortissimo investimento nella ricerca perché vengano prodotte sostanze alternative, perché i FAS servono anche per produrre dispositivi medici, oltre a dare lavoro a milioni di persone, se volete, negli indotti. Quindi sono interessi da preservare in tutti i sensi, e quindi vedere solo, insomma, per professionisti che si occupano di acqua, ovviamente l'importante è che non finiscano nell'acqua, ma dietro questo c'è un importante, insomma, lavoro che non va scordato. Torniamo però alla direttiva, senza, insomma, spencolarmi in aspetti giuridici su cui scricchiolerei immediatamente. Diciamo che ci sono una serie di atti che ancora sono aperti, che sono questi atti delegati e di esecuzione. In quelli delegati non c'è una votazione degli stati membri, cioè la commissione potrà emettere questo atto sentendo in genere un gruppo di esperti in cui anche
presenti, e mentre invece gli atti di esecuzione, gli implementation acts, sono invece, diciamo, come dire, vigilati dagli stati membri che dovranno votare questi atti. Bene, molti di questi atti sono ancora, sono stati solamente lanciati dalla direttiva, anche perché appunto la direttiva è stata molto innovativa, ha trattato per esempio liste di controllo, sostanze per cui non esistono metodi, quindi vogliamo dire, ha aperto tante direttrici che ancora non sono definite. Questo è anche un problema da gestire nella trasposizione, non è semplicissimo. Una di queste frontiere, che sinceramente diciamo non ci sentiamo dal punto di vista della comunicazione di condividere appieno, tant'è vero che insomma è scritto proprio come più che sostanze che destano, riguarda sostanze composte che destano preoccupazione per la salute presso l'opinione pubblica o la comunità scientifica. Cioè, in effetti è un po' strano che una direttiva sanitaria dice, vabbè, vediamo anche anche delle preoccupazioni di cui si ha percezione. Il fatto dei vaccini oggi, insomma, fa vedere molto come si permea la valutazione scientifica anche con percezioni. Qui anche è stata istituita una lista di controllo che di fatto vuole vedere, studiare la presenza di composti per vedere se l'esposizione a questi composti, di cui non abbiamo ancora una valutazione del rischio solida, se pensiamo per esempio alle microplastiche. Attualmente noi non sappiamo neanche se esprimere le microplastiche in microgrammi, litro o in numero di particelle, quindi siamo a questo livello, non c'è ancora armonizzazione su questo, non parliamo di metodi di campionamento e analisi, e non parliamo poi della natura diversa di queste plastiche che possono essere state prodotte in periodi storici completamente diversi e avere una natura. E poi c'è una differenza ovviamente essenziale fra micro e nanoplastiche, perché l'attività biologica di queste due classi è totalmente diversa, e peraltro noi ci preoccupiamo più delle microplastiche perché esistono più lavori, sono più facili da misurare, ma probabilmente insomma la plausibilità del ruolo che potrebbero avere le nanoplastiche nell'organismo, nei sistemi insomma biologici, potrebbe essere teoricamente insomma sulla carta più importante, e quindi è un settore che è attualmente di ricerca e ha trovato diciamo già spazio in una normativa che dovrebbe alla fine recepire diciamo la sintesi della ricerca, in un compromesso che non credo sia facilissimo da gestire, ma ce la metteremo tutta. Cioè, si dirà che appunto insieme è una specie di farmacovigilanza, cioè lavoriamo in vivo e vediamo anche per il futuro in tempo reale cosa dobbiamo fare se questi composti vengono cercati nella lista di controllo. Ed è veramente quello che ci auguriamo di fare con i piani di sicurezza dell'acqua, che oltre a controllare sostanze non nel senso di note vedono anche appunto questi annon e iniziano a, per esempio, acquisire dati sulla concentrazione di sostanze rare, dico per esempio il neon, di cui nessuno si preoccupa giustamente, ma che possiamo vedere per capire quali sono, magari insomma, allargare lo spettro anche solo di conoscenza. E quindi abbiamo appunto su questo fronte bisogno di metodi, e la direttiva stessa ce lo dice, addirittura si dà il 2024, dobbiamo gestire questi 4 anni, per esempio, non è banalissimo, sì, questi 3 anni in cui dovremmo misurare le microplastiche, ma non abbiamo metodi. Già adesso, insomma, esistono pubblicazioni a cui devi rispondere: sì, il dato insomma è interessante, ma dobbiamo vedere se questo dato è veritiero. Non è una situazione proprio semplicissima, però l'importante è avere le idee chiare fra noi e comunicarle nel senso giusto. Ovviamente fare una prevenzione così ambiziosa richiede certamente ha delle ricadute in termini di comunicazione. Però è importante invece, fra l'altro, la comunicazione del set di dati da parte degli stati membri. Qui devo dire che il ruolo d'ARERA è stato di straordinaria lungimiranza, perché l'unica norma che ha detto che adesso noi abbiamo già comunicato, insomma, la Commissione sulla comunicazione dei dati di qualità dell'acqua, ma anche di composizione del gestore, viene da una norma tecnica, che è appunto quella sulla qualità tecnica di ARERA, che
paradossalmente, insomma, in precedenza non era mai stata affrontata. E la direttiva però in queste informazioni include, come sapete bene, anche altre informazioni, eppure queste non sono semplicissime da gestire, e ancora una volta, insomma, il dialogo sarà sicuramente la migliore via d'uscita. Dialogo che, insomma, ha portato poi l'Italia a raggiungere tutti gli obiettivi che ci accomunavano, insomma, di interesse nobile, per la direttiva, come per esempio nei prodotti di disinfezione. E le disposizioni di attuazione, abbiamo detto, sono abbastanza sfidanti, perché dobbiamo applicare una norma mentre ne mettiamo a punto molti strumenti, e quindi in questo il contributo interno che deve continuare a arrivare a Bruxelles sarà importantissimo. Un flash di approfondimento sull'approccio alla sicurezza basato sul rischio. Le scadenze sono discretamente anche qui ambiziose. La prima valutazione, quella sui bacini idrografici, è paradossalmente la più vicina, perché si allinea alle valutazioni che le autorità di bacino devono già dare per la direttiva quadro acque. In effetti questo articolo 8, che riguarda la sicurezza degli ambienti di captazione, cioè la mole di dati che finalmente il gestore deve ricevere, perché è compito degli stati membri, attualmente nel piano di sicurezza dell'acqua, il gestore a volte, diciamo, fa un suo piccolo piano di tutela delle acque. Se ci sono i colleghi della Regione Veneto, gestori dei Veneti, hanno loro, diciamo, censito le attività produttive che potevano scaricare per capire nello storico cosa avesse prodotto quel sito industriale che era insediato sulla area di ricarica nel tempo, perché non aveva prodotto solo FAS, e quindi si sono, diciamo, industriati a vedere tutto quello che poteva essere finito nell'acqua nel tempo. E questo qui invece finalmente alberga, diciamo, come obbligo dello Stato membro, che già fa e spesso fa molto bene. SNPA alimenta, diciamo, la valutazione di rischio nel piano di tutela che la regione assume attraverso le attività delle autorità di distretto e di bacino. Quindi non dice nulla di così nuovo, cioè non introduce obblighi nuovi nell'articolo 8 questa il monitoraggio, cioè la valutazione delle fonti di pressione, quindi i limiti allo scarico, se volete, l'insediamento delle aree produttive, e quindi le pressioni sulle captazioni e i dati di monitoraggio che appunto il sistema ambientale fa, ma introduce la non banale, diciamo, norma di condividere questi dati con il gestore e con l'autorità sanitaria, e quindi finalmente avere questo dialogo ambiente e salute che è essenziale e ora bisogna realizzare. La data è 2027, mentre invece per i piani di sicurezza del gestore idrico c'è, diciamo, addirittura una scadenza un pochino più lunga rispetto a quella che avevamo ipotizzato nel 2027, ma questa ipotesi del 2027 è stata dovuta, diciamo, al dialogo di 3 anni nella preparazione della direttiva, cioè questo, diciamo, che avevamo intuito, diciamo, un orizzonte temporale che era abbastanza sincrono. E poi questa è davvero una partita difficile, la valutazione dei sistemi di distribuzione domestici. Su questo, insomma, si dovrà lavorare progressivamente e ci ne parleremo. Non entro nel dettaglio degli articoli, tra l'altro, insomma, le slide hanno una relativa utilità su questo, perché basta, insomma, è probabilmente è una sintesi dell'articolo della direttiva, insomma, che si può. Però abbiamo detto che l'articolo 8 riguarda informazioni preziosissime che il gestore assumerà a monte del suo piano di sicurezza, a monte del suo pozzo, della sua sorgente o dell'area o dell'acqua superficiale che capta. Quindi qual è lo stato di salute ambientale, diciamo, del suo bacino, quindi che venga mappato il punto di prelievo, quali sono le aree di salvaguardia, gli usi del suolo per capire che sostanze deve ricercare, quindi individuazione pericoli e eventi pericolosi, i dati di monitoraggio, e questa informazione, anche qui ricordo, insomma, con piacere che è stata accolta, diciamo, una forzatura italiana, perché queste informazioni fossero bidirezionali, cioè si è chiesto che non solo passasse questi dati al gestore, ma anche il gestore passasse i suoi, perché è il gestore che deve dire: guarda che tetracloroetilene a me mi sta aumentando,
io ho un trend da 3 anni che su questi 8 pozzi si muove in certe direzioni, quindi le valutazioni di modellistica facciamole tesaurizzando, diciamo, queste informazioni che già ho. E anche, e questo non è fatto solo nella valutazione, diciamo, retrospettiva, ma anche in quella prospettica, perché si può anche dire, pensando soprattutto alle future generazioni, continuo a irrobustire i miei materiali filtranti, ma fra l'altro sto acquisendo nuove aree, costa moltissimo, non è il caso che forse mettiamo in salvaguardia queste aree. Questo è importante perché le aree di bonifica sono tante, direi troppe nel nostro paese. Dare una priorità anche a quali interventi fare prima per salvaguardare delle risorse e risparmiare tra l'altro molti soldi per garantire sempre più accesso all'acqua a costi ragionevoli è un'altra azione importante che parte dalla direttiva. L'area, diciamo, dei piani di sicurezza dell'acqua la conosciamo molto bene, insomma, non c'entro perché troppo, perché insomma è una, ormai una cultura acquisita, ma vorrei dire è una cultura acquisita e sempre voglio diciamo risuonare quella nota amara, per cui dico francamente, insomma, che nel piano di formazione dell'acqua promosso dal Ministero della Nazionale, promosso dal Ministero della Salute, a cui abbiamo lavorato sempre insieme, purtroppo, nonostante un lavoro importante di ANCI, Ali, scusa, non accendere. Sì, non accendere. E, 2 minuti. E nel lavoro fatto da ANCI non hanno partecipato gestori in economia mai ai corsi di formazione dei team leader dei piani, e questo è certamente una nota diciamo preoccupante, perché mancando i team leader in questi sistemi di gestione in economia, insomma, non abbiamo immediata, diciamo, percezione di un'applicazione immediata dei piani. È qualcosa che deve essere valutata insieme, ecco. La valutazione dei sistemi di rischio, la valutazione di rischio dei sistemi domestici, dicevamo, è l'altro punto estremamente sfidante. E qui il primo aspetto è quali edifici la devono fare. Sicuramente ospedali, sicuramente RSA, ma caserme, carceri. Però certo che quando, insomma, si parla di locali, per esempio ristoranti, bar, bisognerà garantire la sostenibilità di questo tipo di interventi, cercando di fare prevenzione dove è necessario, in modo, appunto, nella misura, insomma, nelle dimensioni che sono necessarie, con costi sostenibili. Cioè non è pensabile chiedere adesso a attività produttive di pagare delle insomma valutazioni di rischio non sempre ben credibili, fatte magari su sistemi che neanche si conoscono bene. Però insomma questo lavoro è già iniziato. Devo dire che su questa partita anche il ruolo dei gestori è stato importante, perché tanti gestori sono pubblici, controllano anche l'acqua nelle scuole e quindi stanno già intervenendo in valutazioni di sicurezza che non attengono alla loro responsabilità, cioè non sono responsabili di impianti interni, ma possono sicuramente portare conoscenze utilissime al gestore di quell'edificio per migliorare e per valutare i rischi di in quell'edificio. E i parametri nuovi, ovviamente il parametro più importante di questa faccenda è come sapete, Legionella, e a testimonianza appunto dell'impegno, il lavoro che sta emettendo Utilitalia con il manuale, insomma, per la Legionella, è certamente un buono sforzo di andare anche oltre il contatore per lavorare insieme, insomma, a che l'acqua arrivi al rubinetto bene, non dicendo per quanto di competenza, che forse è un approccio che ha, diciamo, minato molto la prevenzione negli scorsi decenni. Quindi Legionella, c'è una, insomma, tutta una valutazione da fare che posso già lanciare sulla è stata, diciamo, sempre una oggetto di una discussione molto accesa su Legionella o Legionella pneumofila, che nel nostro caso è
nel caso italiano è responsabile di gran parte degli episodi, insomma, di infettivi. E si può ragionare, viste anche difficoltà metodologiche su cui non entro, si potrà ragionare, ma ragionare vuol dire che non stiamo proponendo nulla oggi, di valutare magari di introdurre come parametro accessorio anche pneumofila, per cui la valutazione di rischio potrebbe essere magari più frequente, insomma, con una relativa routine su pneumofila, e comunque il parametro legionella va ovviamente rispettato in toto, perché è in direttiva e non si può. Su questo anche noi abbiamo lavorato parecchio sulle strutture anche sanitarie. E, velocemente, le modifiche dei parametri non sono molte nei parametri microbiologici, gli indicatori, nonostante enormi limiti, funzionano e quindi non sono state modificate, anche se è stata rafforzata, insomma, il controllo delle acque in bottiglia, perché sono più facili anche da gestire questi dati. Sugli aspetti chimici abbiamo l'importantissima questione del cromo, che speriamo peraltro quest'anno di chiudere nella diciamo, telenovela che ha accompagnato il nostro decreto sul cromo esavalente. Finalmente, insomma, c'è unanimità di vedute da parte di OMS e recepimento di queste da parte della Unione Europea, e quindi appunto il valore del cromo scenderà a 25 in un arco di tempo molto lungo, cioè, potremmo forse anticiparlo un po' in Italia, insomma. E la questione del piombo per noi non è, diciamo, per i gestori non è proprio molto molto rilevante, in alcune realtà ancora può essere, bisogna ricontrollare, però è un'altra azione che invece avrà probabilmente una grossa incidenza sugli impianti domestici e su cloriti e clorati. Sapete bene, insomma, l'intervento italiano, perché avrebbe compromesso la disinfezione in limite a 250 con disinfezione con biossido di cloro, e insomma le ragioni sanitarie hanno prevalso su tante altre indicazioni, e quindi questa indicazione c'è, però come valutazione di lungo periodo, insomma, il clorato non ha certo la deroga di 700, è un valore di direttiva, che 700 in caso di, però certamente c'è un'attenzione a minimizzare i sottoprodotti di disinfezione, quindi nella ricerca, negli investimenti di medio-lungo periodo, il biossido di cloro, ancorché pare molto efficace, si dovrebbe pian piano, insomma, andare a rimpiazzare ove possibile, perché la disinfezione resta sempre la pratica, il must assoluto nel trattamento delle acque. Quindi introduzione di nuovi parametri, fra cui la microcistina. Qui sarebbe interessante, una volta, insomma, forse man mano che si avvicina alla pensione, un racconto di come di questo valore sulla microcistina tentammo di metterlo come valore di legge italiano, perché era abbastanza rischioso in Italia, parametro sussidiario. Ma se voi googolate, come si dice, decreto avvelenatore, troverete una alzata di scudi rispetto a questo decreto, perché si mossero tutti i comitati in campagna elettorale dicendo che veniva consentita dal Ministero e dall'Istituto la presenza di sostanze cancerogene nelle acque, fissando questo limite, e quindi si persero di fatto 15 anni di controllo su questo parametro, che ora entra in direttiva e viene giustamente, insomma, riconsiderato. E quindi anche lì percezione e comunicazione, diciamo, non sono stati un'eccellenza. Però è un racconto da cui imparare, insomma, sicuramente. Abbiamo quindi già visto questi casi particolari. Io nell'ultima fase spoilerò un po' i lavori in corso, insomma, con la bontà di Lino, che però ha condiviso, insomma, il messaggio, che è assolutamente, se volete, preliminare. Ci tenevamo molto a dirvi che ci si sta lavorando, però non considerate questi lucidi scolpiti sul marmo, perché è certamente una prima, diciamo, rassegna di idee, per vedere chi deve essere, diciamo, chi può dare un aiuto importante, soprattutto per certe tematiche. E vado a dirle proprio come flash in chiusura.
Sulla partita dei sistemi di distribuzione domestica, ovviamente abbiamo prima una valutazione di rischio sanitario, che questo gruppo di lavoro ad hoc con esperti, non sono moltissimi, tra l'altro, che hanno una fondata esperienza di sicurezza delle reti domestiche, ospedaliere, trattamenti e quant'altro. E quindi questo potrebbe essere un webinar che dovrebbe iniziare, diciamo, a svolgersi sulle reti domestiche. Insomma, speriamo che ci sia anche uno scambio culturale e formativo importante. Però ecco, l'obiettivo a cui arrivare è innanzitutto una linea guida, e quest'anno ci dovremmo arrivare, sui piani di implementazione sui piani di sicurezza dell'acqua all'interno degli edifici. Ovviamente prodromico a questo lavoro c'è il lavoro sulla revisione del DM 174, cioè sui materiali e prodotti a contatto con le acque, che però, insomma, ci auguriamo, sta procedendo, grazie anche all'apporto di molti colleghi che sono collegati oggi, speditamente. Voglio ringraziare anche la dottoressa Marchia Fava, il dottor Veschetti, il Ministero, Gerardo Garifano, Lino, insomma, e tutti voi, perché è un decreto di straordinaria complessità. Confindustria anche sta intervenendo in un modo attivo. È un altro esempio di come si può lavorare, si deve lavorare insieme per arrivare a norme così complicate, che siano di prevenzione vera e anche di sostegno chiaro allo sviluppo, alla produzione, che deve avere comunque dei canali certi, un alveo certo. E quindi quali sono, diciamo, gli interventi su cui ci aspettiamo, diciamo, un grosso supporto? Ovviamente valutazioni sulla sicurezza e sull'applicabilità della direttiva, ce l'aspettiamo dalle regioni. Ovviamente il rapporto con le regioni sarà fondamentale, perché alle regioni continuerà, diciamo, a spettare poi il giudizio di idoneità dell'acqua attraverso le ASL al consumo. E però c'è poi un discorso, insomma, di informazione, ma prima ancora di indici di valutazione delle perdite, su cui l'apporto dell'ente di regolazione e dell'autorità e di voi gestori è importante. Abbiamo detto dei rischi dei sistemi di gestione. Ovviamente un articolo, che è l'articolo 8, ci aspettiamo che venga recepito di fatto dalle autorità ambientali competenti, il Ministero attualmente della Transizione Ecologica, con le autorità di distretto e SNPA. Quindi sulla parte dei piani di sicurezza dell'acqua noi abbiamo, diciamo, una purtroppo un vulnus come istituto, perché siamo indietro sulla revisione delle linee guida di implementazione dei PSA. Perché purtroppo, insomma, le vicende, le risorse sono quelle che sono, e l'abbiamo dovuto posporre un po', perché comunque ci sono delle linee guida che stanno funzionando, però dovrebbero essere sicuramente rifinalizzate. Vedremo di farlo, insomma. Intanto comunque andiamo avanti bene con quello che c'è, perché poi tanti contenuti sono stati dati nei corsi di formazione, e continuiamo a lavorare con voi di fatto, insomma, garantire piani di sicurezza sempre più importanti. Ne arrivano molti in approvazione, li stiamo mantenendo in ordine di priorità, e appena sarà definito il percorso di approvazione, l'ente, l'organismo e le procedure, lo faremo. Ovviamente questo riguarda anche un capitolo che dovrà essere trattato, che riguarda i costi della valutazione, dell'approvazione, ma forse anche dell'implementazione, su cui ovviamente interloqueremo benissimo con ARERA per vedere, appunto, questo argomento, che poi è un argomento di qualità tecnica, è un argomento di informazione, quindi abbraccia l'approvazione dei piani, che devono essere anche comunicati al pubblico. È davvero trasversale a tutto, ed è la sintesi della storia di quell'acqua, dall'ambiente di captazione fino al rubinetto, per cui probabilmente questa direttiva è l'occasione, la trasposizione, per finalizzare proprio questo discorso e rendere veramente un servizio utile ai cittadini. Possiamo e speriamo, insomma, lavorare col MISE sia per aiuti al settore, già c'è il bonus idrico, ma insomma gli aiuti che riguardano sia l'accesso all'acqua, ma anche la sostituzione delle reti domestiche per la presenza di piombo e anche per, in alcuni casi, per legionella. Abbiamo poi gli aspetti dei materiali, per cui c'è un gruppo dedicato.
I programmi di monitoraggio riguarderanno un cambiamento non da poco, perché l'assetto dei controlli esterni, che attualmente garantiscono frequenze importanti in direttiva, forse dovranno essere rimodulati, visto che i piani di, e quindi l'attenzione agli interni, ai controlli esterni potrà essere più sulle ispezioni e su campionamenti mirati. Vado velocemente a finire. I provvedimenti di limitazione d'uso ovviamente saranno sempre con le regioni, ci sarà un'attenzione importante, insomma, alla gravità di certi effetti. E poi per l'accesso all'acqua ci aspettiamo un grosso apporto dall'ex Ministero dell'Ambiente, ma da alcune organizzazioni che possano individuare quali gruppi vulnerabili o emarginati possono risentire di accesso all'acqua, per i quali dobbiamo dire che nel nostro impianto sta già intervenendo ANCI, cioè questo articolo poi dovrà essere molto dialogato, perché probabilmente lo stiamo già rispettando in toto nella garanzia di accesso all'acqua a tutti. C'è la parte sui pozzi privati e sui costi, appunto, di questi sistemi necessita una riflessione. Però l'accesso all'acqua è anche un accesso a informazioni sull'allacciamento e sulla garanzia, appunto, dell'accesso a queste informazioni e quindi alle misure per promuovere l'acqua di rubinetto, che possono essere nascere dal Ministero della Salute, da voi, dalle regioni, dal CIP. Abbiamo detto solo come, diciamo, per favorire scelte basate, ancorate sulle conoscenze, non più null'altro che questo, per far capire che il costo dell'acqua è così basso, e speriamo che resterà tale, non perché è un valore, diciamo, vale poco, ma perché ci si mette tutto il cuore, la passione, l'ideale, perché questo diritto fondamentale sia garantito a tutto in costi bassi. Quindi è un ulteriore valore il prezzo basso, perché manteniamo un diritto, ma non è assolutamente equiparabile alla qualità bassa. E quindi in questo, certamente, dare messaggi, questa è la piramide alimentare giapponese, in cui l'acqua, vedete, è rappresentato come una trottola, e l'acqua è appunto il fulcro di questa trottola, che insieme all'attività fisica può contribuire alla salute, insomma è l'elemento trasversale nella nutrizione. In quella, diciamo, nella piramide mediterranea, c'è addirittura insieme a questo un assetto che è veramente di un'altra epoca, che è la convivialità, che viene messa anche come importanza. Speriamo di vedere presto, insomma, la base di questa piramide ancora attiva. E questa è la dieta europea, però anche in quella italiana, insomma, l'acqua finalmente ha trovato luogo. Sugli aspetti dell'informazione ringraziamo ancora anche ARERA, voi di Utilitaria, per la partecipazione, perché c'è una coorganizzazione di Istituto Ministero Istat in un prossimo webinar, segnatevi la data e fra poco mandiamo il link. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi ho un po' allungato la storia, ma mi hanno disegnato così perché mi hanno detto devi parlare dei singoli aspetti, eccetera, quindi scusatemi e grazie. Anzi, grazie al dottor Lucentini per questa davvero presentazione così approfondita, e meritava tutto il tempo che si è giustamente preso. E professor Guerrini, ARERA abbiamo visto svolgerà sicuramente un ruolo di primo piano nel recepimento, ma anche diciamo un filo conduttore di continuità rispetto a numerosi argomenti che già state portando avanti. Quindi le lascio la parola in modo che possa definirci quali sono le prospettive rispetto ai vostri lavori sulla direttiva acqua potabile. Sì, grazie dottoressa. Intanto non credo si vedano le mie slide, giusto? No. Si vedono? Si vedono. Le modalità con modalità. Perfetto, presentazione. Ecco che le lancio. Grazie dell'invito, è molto interessante come tema questo della direttiva, quindi ringrazio veramente Utilitaria per il coinvolgimento dell'autorità. Devo dire che come WAREG, quindi come associazione
dei regolatori europei del servizio idrico, regolatori di tipo economico. Avevamo iniziato da tempo un dibattito sulla direttiva acque potabili, sulla sua revisione, partecipando ovviamente alla consultazione sia come autorità ARERA sia come WAREG, e come WAREG abbiamo fatto anche un po' un esercizio di simulare e di ipotizzare quelli che potrebbero essere gli impatti della direttiva acque potabili in termini di regolazione del settore idrico. Diceva bene Lucentini, ci sono, diciamo che questa direttiva non ha impatti soltanto sugli aspetti legati ai parametri, alla misurazione dei parametri, o almeno crediamo noi, per esempio, come regolatori, che non abbia soltanto questi impatti, ma ovviamente per deformazione professionale siamo andati a vedere quelli che potrebbero essere i potenziali impatti, per esempio riguardanti la gestione del settore idrico, la gestione di un'azienda idrica. Qui ci sono riflessi che riguardano appunto un cambio di paradigma nella gestione del settore idrico, che è appunto l'approccio al rischio, che avevamo già visto con la direttiva che introduceva il Water Safety Plan, ma diciamo in questo caso viene ancora rafforzato questo principio. Quindi prevenire meglio che curare. Questo è ovviamente un cambio paradigmatico che può avere dal lato del regolatore, come dirò tra breve, anche una nuova forma di regolazione, una forma di regolazione che sia orientata più che a misurare, diciamo, i risultati che effettivamente i gestori idrici conseguono, misurarne la capacità di ridurre il rischio. Quindi c'è questa possibilità che il regolatore sta valutando e valuterà, cioè la possibilità di introitare all'interno del complesso set di strumenti regolatori anche le misure di rischio come misure su cui utilizzare un sistema incentivante, quindi un sistema di premi e penalità da dare ai gestori. Lucentini citava ovviamente l'attività di misura delle perdite, ma più in generale c'è all'interno di questa direttiva una rivoluzione dal nostro punto di vista che riguarda la comunicazione, gli obblighi che i gestori idrici hanno di comunicare con gli utenti. Quindi è una direttiva che apre rispetto alla trasparenza, apre e introduce degli obblighi di comunicazione con gli utenti riguardanti la qualità, le perdite e altre informazioni. E questo ovviamente è un ingaggio rispetto ai regolatori, che quindi devono in qualche modo facilitare questo flusso di comunicazione che va dal gestore agli utenti, devono formalizzarlo, definirne delle regole, e quindi ci coinvolgerà sicuramente come regolatori. Peraltro, diciamo, noi siamo già partiti, perché poi spesso il regolatore si trova ad adottare, a definire delle regole a valle di direttive europee, alcune volte invece anticipa quelle che poi sono previsioni che verranno introdotte in norme di legge. Diciamo che partendo dal quadro, non c'è bisogno di darlo, ma veramente in maniera flash, queste sono i box che derivano i pacchetti di legge che derivano dall'Unione Europea e che si riflettono, a nostro avviso, e si rifletteranno sulla regolazione e sul lavoro dei regolatori. Noi abbiamo ovviamente dalla direttiva quadro, abbiamo adesso la direttiva acque potabili, e dirò a breve quelli che secondo noi saranno gli impatti che si avranno sul lavoro del regolatore, dell'autorità ARERA. Ci sono due direttive in consultazione, quelle sul trattamento fanghi e la direttiva acque reflue. Qua ovviamente noi stiamo partecipando sia come WAREG che come ARERA ai processi di consultazione. Anche qua io credo che si aprirà un mondo che riguarda l'economia circolare, la carbon neutrality degli impianti di depurazione, il recupero di materie ed energia dai fanghi di depurazione, che noi abbiamo già introdotto nel nostro metodo tariffario. Quindi alcune volte, diciamo, il regolatore, se vuole, può essere lungimirante, anticipare quello che la Commissione farà, però insomma, la Commissione molto probabilmente andrà a battere su questi temi, appunto recupero di nutrienti, di materie dai fanghi, eccetera.
e quindi di riflesso ci saranno delle ripercussioni sulle regole del gioco. E poi ovviamente l'approccio, diciamo, legato alla valutazione del rischio, quindi che deriva dalla direttiva che introdusse nel 2015 il Water Safety Plan e che poi ovviamente è stata ripreso dalla direttiva acque potabili. Allora, quali sono gli impatti, al di là, ripeto, del tema core di questa direttiva che ha spiegato benissimo Lucentini, ma che insomma l'ambisce soltanto l'autorità, perché, come ripeto, noi non siamo un'autorità ambientale, ma facciamo regolazione di tipo economico. Allora, i temi core, secondo noi, a valle del tema centrale, naturalmente, chimico, fisico, biologico, sono quelli che derivano dall'approccio al rischio all'articolo 7 quindi, e seguenti, e l'articolo 17 della direttiva con l'allegato quarto, che di fatto prevede delle informazioni, un flusso di informazioni per gli utenti. Allora, diciamo che l'approccio al rischio introdotto dalla direttiva potrebbe indurre il regolatore, come dicevo, a introdurre una regolazione di tipo risk-based, quindi a fissare non soltanto dei target che oggi, per esempio, riguardano i soggetti regolati, gli operatori oggi sono misurati su un set di obiettivi che riguarda livelli di costo da raggiungere e da non oltrepassare, che riguarda standard di miglioramento per quanto riguarda le perdite, la qualità dell'acqua in uscita dai depuratori e altri indicatori molteplici sia di qualità tecnica che di qualità contrattuale. Allora, in questo caso diciamo, la direttiva introduce questa possibilità, anzi diciamo un obbligo nell'approccio alla gestione delle risorse idriche. Il regolatore potrebbe fare proprio questo cambio di paradigma introducendo per alcune misure, penso ad esempio la continuità del servizio, potrebbe esserne una, ma anche la qualità della risorsa, cioè quelle misure dove, come dire, il mancato raggiungimento degli obiettivi provoca dei danni talmente importanti che forse appunto l'approccio al rischio può dare dei benefici notevoli. Quindi in questo caso, anziché misurare il numero di interruzioni del servizio o il numero di mancata conformità della qualità dell'acqua erogata in uscita dagli impianti, potrebbero essere adottate delle misure di rischio e su quelle fare regolazione incentivante. Sul tema dell'informazione al pubblico, naturalmente qui c'è un insieme di strumenti su cui l'autorità potrà fare e sta facendo delle riflessioni, per esempio una è la riforma della bolletta, quindi sicuramente diciamo quelle che sono le informazioni che vengono chieste dall'allegato quarto dell'articolo 17 dovranno finire in bolletta oppure attraverso anche sistemi di comunicazione di tipo digitale o anche attraverso sistemi di misura, perché poi anche lo smart metering può permettere questo tipo di comunicazione, in particolare le comunicazioni che la direttiva prevede rispetto al profilo dei consumi che ha un utente. In qualche modo ci piace leggere la direttiva, poi vedremo appunto come quale sarà il recepimento. Noi vediamo all'interno della direttiva anche la possibilità di prevedere una riforma dell'utenza, perché si parla di un flusso di comunicazioni che vanno dal gestore idrico agli utenti del servizio, dando informazioni appunto legate alla qualità, alle perdite e ai consumi. Ebbene, noi lo abbiamo detto come autorità più volte, gran parte degli utenti del settore idrico in Italia è un utente di tipo indiretto, quindi un utente che non ha il contatore fiscale, che non ha un rapporto diretto con il gestore del servizio idrico. Allora, ripeto, è un tema che dovrà affrontare il Parlamento e il Governo, ma secondo noi quelle informazioni importanti che prescrive la direttiva dovranno essere date anche agli utenti indiretti, quindi agli utenti che, ai possessori di unità immobiliari all'interno di un condominio, dovranno ricevere i segnali di prezzo, dovranno ricevere informazioni legate ad aspetti di consumo. È chiaro che non è semplice, perché effettivamente si entra in un mondo in cui i gestori idrici non sono mai entrati, quindi andrà fatto con tutte le gradualità del caso,
però se vogliamo veramente incentivare azioni come il risparmio idrico attraverso appunto forme di comunicazione come questa, non possiamo tagliare fuori i condomini, perché altrimenti, come dire, dialogheremo soltanto con una parte minoritaria del paese. L'ultimo elemento che vediamo appunto come impatto sulla regolazione è appunto la regolazione sunshine, cioè la regolazione trasparente, reputazionale. Cioè noi crediamo che una volta che questo insieme di informazioni verrà messo a disposizione da parte dei gestori nei confronti dei consumatori, i regolatori potranno mettere a sistema le varie informazioni che la direttiva richiede e creare una regolazione di tipo reputazionale, quindi dei sistemi naming e shaming, quindi dei ranking di gestori, dove appunto è possibile identificare gestori più o meno performanti, cercando magari anche di creare dei ranking che siano smart, cioè che permettano anche di capire i motivi per cui un gestore si trova in una determinata posizione del ranking stesso. Venendo al primo punto, quello della regolazione risk-based, non voglio andare troppo nel dettaglio, però è un tema molto, diciamo, di regolazione economica. Oggi la regolazione, diciamo, è fatta su due paradigmi principalmente, il cosiddetto input-based e output-based. Laddove nell'input-based i gestori del servizio idrico hanno una remunerazione sulla base degli investimenti che realizzano, quindi hanno delle premialità economiche sulla base degli investimenti realizzati, hanno dei target in termini di efficienza, quindi di contenimento dei costi. Su questo l'autorità ha aggiunto, lo citava prima Lucentini, il lavoro della qualità tecnica, quindi ancora prima quello della qualità contrattuale. Quindi sul modello cosiddetto output-based, quindi su questo tipo di regolazione input, l'autorità ha aggiunto dei meccanismi di premi e penalità sulla base di indicatori di qualità, appunto tecnica e contrattuale. Oltre a questi due, diciamo, strumenti classici di regolazione economica, noi ne vediamo altri due, che sono uno orientato all'innovazione, quindi l'innovation-based, cioè la possibilità che il regolatore possa finanziare e indirizzare progetti di innovazione nel settore idrico in questo caso, per esempio prevedendo delle deroghe alla regolazione o stanziando delle premialità per progetti innovativi. L'autorità questo lo sta già facendo sul gas, lo sta già facendo sul settore dell'energia, alcuni regolatori lo stanno facendo a livello europeo anche sul settore idrico. Credo che sia un tema da poter affrontare anche nel nostro paese. L'altro tema, appunto, che potrebbe essere introdotto a valle della direttiva o addirittura anticipando quello che sarà il recepimento della direttiva, sono appunto le misure di rischio. Noi abbiamo una regolazione risk-based in Italia, ad esempio sulla resilienza nella distribuzione elettrica, dove i distributori sono premiati sulla base di piani di riduzione del rischio, sulla base di piani di resilienza. Io credo che il Water Safety Plan potrebbe diventare uno strumento regolatorio. C'è un tema naturalmente che riguarda l'oggettività e la robustezza di queste misure, ma potrebbe essere una riflessione anche questa da affrontare. In particolare da affrontare in quali casi? Diciamo che questa matrice è un po' rispecchia quelle che potrebbero essere le casistiche in cui una regolazione risk-based, e quindi così che seguendo la suggestione della direttiva acque potabili, potrebbe essere introdotta. Vi sono casi, diciamo, in particolare la parte, diciamo, la parte in alto a sinistra è la casistica classica in cui può essere introdotta e vale la pena, varrebbe la pena introdurre una regolazione di tipo risk-based, cioè i casi in cui un evento abbia una bassa probabilità di accadimento, ma crei un elevato impatto in termini negativi. È il caso, ad esempio, della continuità del servizio idrico, quindi il rischio di interruzione, diciamo, è un evento che in alcuni casi ha una probabilità bassa, in altri purtroppo è la norma, quindi forse lì più che una regolazione sul rischio occorrono altri tipi di regolazione. Ma parlando, diciamo, della parte più avanzata del paese in termini di servizio idrico, nei casi in cui appunto la continuità del servizio
abbia un rischio basso ma un impatto elevato, lì potrebbe essere introdotta una regolazione risk-based, così come sulla qualità, quindi su quello poi è il tema su cui battono i water safety plan. Anche in quel caso, diciamo, il rischio di non qualità, il rischio di un'ordinanza di non potabilità è basso, l'impatto può essere elevato e quindi anche in questo caso può essere modificato il paradigma e quindi anche la regolazione. Sul tema, diciamo, sugli altri impatti che può avere la direttiva in termini di regolazione, quindi passando, diciamo, dall'articolo 7 all'articolo 17, quello sulla comunicazione, vengono chieste in particolare ai gestori informazioni almeno una volta all'anno, quindi c'è l'obbligo di fornire almeno una volta all'anno informazioni agli utenti senza che questi ne facciano richiesta nella bolletta o con mezzi digitali, quindi app e altri strumenti. In generale si tratta appunto di strumenti come la qualità dell'acqua, il prezzo dell'acqua, il volume consumato e il confronto con, diciamo, del consumo effettivo del nucleo familiare, dell'utente domestico, con un consumo standard. È chiaro che questo, come dire, può avere molteplici impatti, come dicevo, cioè ci si può limitare a informazioni in bolletta, però trascurando quindi quella gran parte dei cittadini italiani che vive in condominio e che non riceve bolletta, quindi rimarrebbe fuori da questo tipo di informativa, oppure dando l'informazione non attraverso la bolletta ma attraverso altri strumenti come app, oppure ancora intervenendo sulla misura, quindi utilizzando strumenti di smart metering che agevolano il dialogo con gli utenti. L'altro tema è allargare questa previsione della direttiva, includendoci anche, come dicevo, gli utenti indiretti, e quindi arrivare anche a una riforma dell'utenza includendo gli utenti condominiali. Su questo noi come autorità abbiamo, con le dovute gradualità, diciamo, senza avere, diciamo, particolari strumenti di legge a monte, abbiamo previsto nelle nostre direttive un passaggio graduale verso la disalimentazione selettiva, ad esempio, quindi un'attività di disalimentazione che riguardi anche i contatori divisionali. Dico senza grandi previsioni di legge, anche se in realtà poi il testo unico ambiente prevede di fatto un principio che è quello, diciamo, di un'installazione di contatori per singola unità immobiliare. Poi sappiamo bene che lì rimanda al contempo il testo unico a leggi regionali che non sono poi state attuate, però un principio, diciamo, la legge in questi termini lo sancisce. Quindi io credo che sarebbe interessante se nel recepire la direttiva acque potabili si cogliesse anche questa opportunità, magari partendo dal definire delle regole per l'allacciamento e l'attivazione di rapporti di utenza nei condomini, partendo ad esempio dai condomini nuovi, di nuova costruzione, però quantomeno iniziare a definire delle regole comuni. Ecco, venendo all'ultimo impatto che la direttiva può avere sulla regolazione, è quello della regolazione trasparente. Su questo, diciamo che appunto tutte quelle informazioni che la direttiva prevede, sia quelle dell'articolo 17 che citavo, ma anche quelle che prescrive l'allegato quarto, quindi la frequenza dei controlli che vengono fatti sull'acqua, i rischi della fornitura, il livello di rischio della fornitura, i reclami che vengono fatti sulla qualità dell'acqua, su cui peraltro come regolatori dovremmo anche intervenire, perché oggi, diciamo, i reclami sulla qualità dell'acqua non sono previsti, e le perdite idriche. Tutte queste informazioni dovrebbero essere nel recepimento, per esempio, potrebbero essere raccolte in un sistema di reporting definito, in un framework definito anche dall'autorità, e potrebbero essere utilizzate non soltanto per appunto la diffusione ai consumatori, ma per una regolazione comparativa, quindi per fare dei confronti tra gestori in termini di performance. Devo dire che noi questo lavoro, in particolare questo collegio dell'autorità, che è insediato da 2 anni, si è dato come obiettivo strategico quello di lavorare anche con strumenti regolatori di tipo reputazionale, come quello che stavo suggerendo adesso, e
abbiamo iniziato a pubblicare una serie di informazioni dei gestori, peraltro mi permetto di segnalarvi che la prossima settimana, mercoledì 24, l'autorità organizza un webinar in cui verrà presentato e verranno pubblicati tutti i dati di qualità contrattuale dei gestori del servizio idrico nazionale. I dati verranno pubblicati attraverso uno strumento interattivo di facile utilizzo, quindi con viste grafiche, mi permetto di dire accattivanti rispetto allo stile dell'autorità, con mappe geografiche in cui sia i consumatori potranno visualizzare nella cartina dell'Italia come performa il suo gestore in termini appunto di qualità contrattuale, sia in ottica anche comparativa rispetto ai gestori del resto del territorio nazionale. Quindi noi su questo stiamo già lavorando, crediamo che la direttiva acque potabili possa accelerare questo tipo di lavoro che l'autorità già sta facendo. Grazie. Grazie a lei, dottor Guerrini, per gli stimoli di riflessione e le opportunità anche di dialogo futuro che ci possono essere con i gestori e con la federazione. Anche noi stiamo lavorando, approfitto insomma di questo passaggio per cedere la parola al dottor Cetti, proprio anche come coordinatore della Commissione Acque Potabili su diversi punti. Come ci ricordano in chat, anche il decreto, la legge clima, ci riporta l'attenzione sulla pubblicazione dei dati ambientali e quindi diciamo quello che è il principio cardine, la convenzione di Aarhus, no, per appunto la trasparenza e l'accesso ai dati da parte dei cittadini. Con ISPRA avevamo iniziato appunto un tavolo di dialogo nel quale era presente anche l'autorità. E sicuramente l'importanza della direttiva ci permette, come diceva giustamente il dottor Rossi, di mettere a sistema diverse azioni già iniziate sul territorio nazionale e poterle condurre quindi in una direzione anche più affine a quelle che sono le ultime indicazioni europee, come lei giustamente ha sottolineato, la revisione di diverse direttive. Ci pone in un'ottica sicuramente più circolare da una parte e dall'altra anche con una necessità importante di innovazione e investimenti che tengano insieme però l'intero paese. Le sfide a te Stefano, per i gestori. Grazie Tania, ma grazie soprattutto ai relatori che mi hanno preceduto, perché devo dire che sia la qualità degli interventi e devo dire anche l'efficacia delle presentazioni che sono state utilizzate dal mio punto di vista ha dato un contributo veramente importante a tutti i partecipanti, e non siamo assolutamente pochi, e poi ovviamente mi metto nel cappello che devo tenere, che è quello appunto di rappresentare Utilitalia e quindi rappresentare i gestori dei servizi idrici integrati. Ha dato davvero un quadro sia dal punto di vista di contenuti, razionalizzando, mettendo a fuoco anche tutti i collegamenti precedenti e paralleli su altre tematiche su cui si sta lavorando, come ha fatto Luca Lucentini, e soprattutto devo dire da regolato ho davvero apprezzato la presentazione, i contenuti e quello che professor Guerini, attraverso a nome di Arera e attraverso quello che ci ha già fatto comprendere come visione che Arera sta avendo rispetto a questa direttiva e come valutazione, ancorché preliminare sicuramente, però di quelli che potrebbero essere riverberi sulle tematiche regolatorie di una direttiva come questa, è chiaro che dal nostro punto di vista è un arricchimento e una comprensione di quelle che potrebbero essere o saranno a questo punto le possibili conseguenze di un buon recepimento. Ecco, su questo comincio a fissare un punto. Prima giustamente Lucentini metteva a fuoco un po' quali sono gli attori coinvolti nei vari tavoli o nelle varie punti di approfondimento che verranno messi in campo per poi arrivare a un recepimento che sia un recepimento adeguato, ponderato, corretto e che tenga conto della realtà nazionale. Bene, Utilitalia c'è, ci deve essere, siamo indicati su più tavoli, magari anche su altri
potremmo dare un nostro contributo, come cerchiamo di fare costantemente con i gruppi di lavoro, anche quelli che citava prima Tania. Perché credo davvero che le sfide o le opportunità, insomma, vediamo un po', ecco, non userei mai in questo caso, avendo letto e riletto questa direttiva, devo dire il termine, di preoccupazione o di problematicità. Credo che questa direttiva, che arriva dopo tanti anni, e l'abbiamo detto, no? Perché poi, voglio dire, va a introdursi su un percorso che in questo settore, diciamo, era abbastanza datato dal punto di vista di normativa anche europea, correttamente recepita, possa rappresentare per un settore come il nostro, in un momento storico, mi viene da dire anche come il nostro, ai noi, oggi caratterizzato da un'emergenza pandemica non ancora superata, ma auspicabilmente da superare velocemente, e soprattutto da un'emergenza pandemica che speriamo lasci il posto a una ripresa economica che non potrà non avere nella parte infrastrutturale una grossa diciamo parte, una grossa voce in capitolo. Ecco, noi questo ruolo lo vogliamo giocare. Poi è chiaro che Lucentini tra le righe questa cosa più di una volta l'ha sottolineata, il panorama, come sappiamo, dei gestori dei servizi idrici a livello nazionale non è un panorama omogeneo, e questo è un dato di fatto, per cui è chiaro che poter beneficiare, poter cogliere al meglio le sfide di miglioramento e di opportunità che arrivano anche da questa direttiva sarà poi il vero tema di declinazione proprio nelle singole realtà. Però, per esempio, sentire Guerini dire che si sta pensando, si può ipotizzare a una regolazione di tipo misto, nell'ambito della quale ci sia posto anche per una regolazione basata sulle tematiche di mitigazione del rischio in termini di premi e penalità, dal mio punto di vista è assolutamente affascinante, cioè è un salto quantico dal punto di vista di approccio alla regolazione. Così come credo che questa direttiva ci chiederà nel suo recepimento, ci chiederà nei tempi anche abbastanza stretti sostanzialmente due cose. Ancora una volta la capacità di far fronte a sfide nuove, e ci aggiungo anche quella della comunicazione, perché anche comunicare è un mestiere, non è che ci si improvvisa da questo punto di vista comunicatori, soprattutto in un settore, se vogliamo, in una industry, se la vogliamo chiamare, dove dal punto di vista, diciamo, della relazione col cliente, fino a non molto tempo fa forse parlavamo di relazione con l'utenza, perché poi quello è il vero concetto. Non avendo, come in altri settori di servizi a rete, di servizi pubblici, un vero e proprio mercato, cioè una possibilità che ci sia un'utenza, una clientela, appunto, una clientela contendibile, è chiaro che tutto il tema della comunicazione è un tema che deve essere in qualche modo aiutato, che deve essere supportato, e in questo senso la direttiva, dal punto di vista delle informazioni che chiede, che vengono messe a disposizione, è fondamentale. Perché se è vero che non è contendibile il cliente, nel senso che in questo momento non c'è naturalmente una fase vera e propria di mercato dal punto di vista dell'acqua potabile, è pur vero che ci confrontiamo quantomeno con chi l'acqua la fornisce in modo diverso, no? Attraverso le bottiglie e attraverso altri sistemi. Quindi questo secondo me è importante, e questo probabilmente aprirà anche una grossa sfida professionale al nostro interno, come sempre tenendo conto un po' di come siamo strutturati e di come siamo, diciamo, che tipo di panorama variegato offre oggi a livello nazionale l'insieme dei gestori. Però credo che si aprano delle grandi opportunità per migliorare e per far crescere questo aspetto comunicativo, che poi è una comunicazione alla fine proprio sulla fiducia, cioè una comunicazione che deve essere improntata a quella che è la messa in sicurezza della sensibilità e della consapevolezza dell'utilizzatore finale del bene pubblico primario, acqua potabile del rubinetto, attinta dal rubinetto, proprio con una comunicazione capillare puntuale. Quindi più informazioni si danno in questo senso, e più se riusciamo a standardizzare quelle che sono le informazioni da rendere disponibile
e io aggiungo anche il modo in cui rendere disponibili, e più probabilmente facciamo crescere questa fiducia. Allora, se cresce la fiducia, è evidente che cresce anche, probabilmente diminuisce la diffidenza che magari qualcuno può ancora avere nei confronti dell'acqua del rubinetto, e quindi di fatto indirettamente o direttamente crescono anche poi dopo la voglia di bere acqua di rubinetto e quindi i nostri consumi. Io ricordo quando cominciamo a installare le prime casette dell'acqua, anch'esse devo dire oggi come oggi riconosciute per tanti versi come degli strumenti di diffusione del prodotto che forniamo, del servizio che forniamo, un confronto con i tecnici, quelli magari più duri e puri, era: beh, però attenzione, se noi mettiamo le casette in giro per i parchi, facciamo pensare alla gente, diciamo ai cittadini, che quella lì è acqua buona e quella del rubinetto invece è meglio non berla perché non è acqua buona. Ecco, questo credo che sia un po' qualcosa che poi nel tempo abbiamo imparato, essere il far concepire che poi alla fine l'acqua è sempre la stessa, sia che tu la consumi, attingendola, magari anche utilizzandola come strumento di aggregazione alla casetta dell'acqua nel parco piuttosto che al rubinetto. Poi è chiaro, qui si apre un grandissimo tema, la direttiva apre un grandissimo tema che riguarda gli impianti interni. Questo non ci dobbiamo nascondere che tutto quello che succede a valle del contatore, oggi come oggi, non è competenza dei gestori dei servizi di integrati. E poi qui è chiaro che dobbiamo essere molto molto attenti su questi aspetti, perché profili di responsabilità non possono non essere associati a leve di azione. Sarebbe troppo semplice dire apriamo, allarghiamo il perimetro di responsabilità, e dall'altra parte però naturalmente non può non esserci una messa, diciamo, a disposizione di quelle che possono essere delle leve di intervento, delle leve di controllo, di monitoraggio. Quindi questo è un tema delicatissimo, anche perché poi si porta dietro le problematiche che sappiamo di tutela del consumatore finale, che ha in questo ultimo miglio, chiamiamolo così, in questo ultimo miglio, che è quello che va dal nostro contatore al rubinetto posizionato in cucina o in bagno, in questo ultimo miglio è chiaro che ci sono degli aspetti di responsabilità che vanno assolutamente tenuti presenti. Però la direttiva ovviamente è chiaro che non può non puntare a quella che è poi dopo la qualità del prodotto finale, quindi al momento di rilascio finale, e questo credo che sia fondamentale. C'è un altro aspetto che magari colgo, forse magari perché è rimasto un po' tra le righe, anche se è stato citato, che è quello che riguarda un po' la certificazione di sicurezza di tutti i componenti che entrano in contatto con l'acqua potabile. Questo, se ci pensiamo bene, non è un tema secondario perché impone una crescita complessiva della filiera, impone una, probabilmente anche dal punto di vista nostro di gestori del servizio idrico integrato a tutti i livelli, un'attenzione maggiore alla qualità e alle certificazioni di prodotto che andiamo a chiedere ai nostri subfornitori o ai nostri subappaltatori. Quindi in realtà ci sono degli aspetti, magari rimangono un po' sotto traccia rispetto ad altri elementi più visibili, più evidenti e anche più impattanti per quanto ci riguarda. Però non sottovalutiamo questo tema, perché è un tema che potrà avere dei riverberi non banali proprio su una spinta alla crescita complessiva di tutta la filiera, perché poi il nostro servizio idrico, che si chiama appunto integrato perché parte dall'acqua prelevata e poi si conclude col trattamento finale della depurazione, ovviamente ha al proprio interno, ovviamente anche in base alle scelte che poi vengono fatte prevalentemente dai vari gestori rispetto all'utilizzo di risorse interne, sto parlando naturalmente di risorse umane piuttosto che di appaltatori esterni, ma ha tutta una serie di componenti di rete, di impianto, componenti tecnologici, componenti informatici, componenti anche di sistemistiche che riescono ad aggregare un po' tutti questi aspetti che non sono banali. Ecco, io credo che da questo passaggio possa nascere invece una grande spinta al miglioramento complessivo della qualità, della qualità di tutti gli attori che concorrono
a formare poi dopo questa filiera, quindi non solo quella dei gestori, quindi non solo la nostra, lo sforzo che dovremmo fare noi, ma anche di quella di tutti i subfornitori o subappaltatori che concorrono insieme a noi a garantire questo servizio. Gli strumenti ci sono, perché evidentemente già la normativa sugli appalti, sto pensando più naturalmente ai gestori pubblici, però non è poi così diverso, anche se pensiamo ad altri tipi di gestori, consente di attivare dei sistemi di qualificazione sia dei fornitori che degli appaltatori. Ecco, io credo che la strada, se vogliamo veramente massimizzare e capitalizzare tutto quello che di positivo, di sfidante, ma anche di positivo c'è all'interno della direttiva, la strada sicuramente possa essere quella appunto di sfruttare questi sistemi di qualificazione sia legati alle forniture che ai servizi che ai lavori, quindi che ai subappaltatori, sfruttare al massimo questi sistemi di qualificazione probabilmente può consentire di dare questa crescita omogenea a tutta la filiera, perché non possiamo perderci dei pezzi per strada, poi, proprio perché il nostro servizio è fatto da tutta una serie di componenti che sono forniti da altri. Quindi sfide sì, sicuramente, io dico anche opportunità, certamente come Utilitalia, poi non so se Tania vogliamo lasciare magari qualche minuto anche per qualche domanda, visto che abbiamo 12:30 mi sembra come deadline, e quindi riusciamo magari a riservare una decina di minuti se vogliamo anche per dare spazio a qualche quesito puntuale o a qualche commento. Però io dico il ruolo di Utilitalia, per chiudere un attimo su quello che è anche il senso di un webinar come questo e di altri che ne faremo, o come quelli che stiamo organizzando proprio per parlare della tematica della legionella, di cui prima si parlava, tema che abbiamo approfondito e che in qualche modo ovviamente rappresenta anch'esso un elemento importante di condivisione, deve rappresentare un elemento importante di condivisione di informazioni e di best practice su come trattare aspetti così delicati. Ecco, io credo che il nostro ruolo, il ruolo di Utilitalia, ovviamente parlando nello specifico per quanto riguarda la parte di servizio di cui integrato, sia un ruolo duplice o forse addirittura triplice. Per quello che stiamo facendo oggi, mettere al tavolo, e ringrazio ancora tutti in anticipo ancora per la chiusura, poi lo farà anche Tania alla fine, però ringrazio davvero tutti per il livello, la qualità del contributo fornito, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che regolatorio che normativo. Credo che una rappresentazione così completa, ampia, articolata sia stata davvero di grosso beneficio a tutti quelli che hanno partecipato a questo webinar. Poi c'è un ruolo ovviamente di istituzionale, di presenza in rappresentanza appunto di noi gestori da parte di Utilitalia, di presenza e di contribuzione a quelle che sono tematiche, in termini di recepimento, sto parlando naturalmente del percorso di recepimento, che sono le tematiche che poi saranno di nostro diretto interesse. Quindi lì ci siamo, ci vogliamo essere, ci saremo pronti a mettere in campo e a mettere a disposizione tutte le nostre competenze e tutto il nostro know-how. E poi ci rimane, cosa tutt'altro che banale, la necessità di valutare quelle che sono le modifiche, i miglioramenti procedurali, di processo, tecnologici, di ICT piuttosto che di dotazione e completamento di tutta la parte di smart meter, come si diceva prima, anche di tecnologie di comunicazione, di modalità di comunicazione evoluta, e qui magari potremo naturalmente mutuare anche quello che è successo in settori che prima di noi sono entrati in questo tipo di, diciamo, di sfida di rapporto con la clientela. Però anche su questo credo dovremo confrontarci, dovremo capire quali sono le azioni più opportune da mettere in campo. Per cui c'è tanto lavoro da fare, noi ci siamo perché riteniamo fondamentale esserci, sia per confrontarci e dare il nostro contributo, ma anche e soprattutto per contribuire a quella crescita che vorremmo e vogliamo essere quanto più possibile omogenea di tutti i nostri associati, anche di fronte a tematiche come queste. Grazie. Grazie Stefano, in realtà abbiamo cercato di dare risposta ai quesiti pervenuti in chat mano a mano che si presentavano, e quindi se non ci sono altre domande da porre da parte dei telespettatori, degli spettatori in chat, ci possiamo anche salutare ringraziandovi
sentitamente per la partecipazione a questo webinar, che credo che sarà il primo di una serie di approfondimenti che sicuramente condurremo sia come federazione che appunto sui vari tavoli ai quali parteciperemo davvero volentieri per dare il nostro contributo. Credo che la sfida di questa direttiva sia quanto mai questa, di mettere a sistema tanti interlocutori che spesso fino ad oggi hanno lavorato per comparti, non dico stagni, ma comunque in modo, diciamo, assolutamente autorevole ma singolo, metterli appunto a sistema per far sì che ci sia un efficiente appunto recepimento della direttiva, con un cambio di paradigma che, come abbiamo visto, non è assolutamente scontato e anzi richiederà da parte di tutti un grande impegno. I gestori ci sono, sia per quanto riguarda la disponibilità appunto al dialogo, ma soprattutto perché in qualità di custodi anche di una risorsa così importante come l'acqua e del loro radicamento territoriale, meglio di chiunque possono rappresentare questo appunto cambio di paradigma che ci stiamo auspicando tutti. Le possibilità ci sono, il dottor Rossi citava all'inizio proprio il Piano Nazionale di Resilienza, e questo sarà uno strumento importantissimo anche per il sistema idrico. Abbiamo bisogno di mettere a terra investimenti importanti per efficientare le nostre strutture. Stiamo lavorando appunto anche ai tavoli con l'Istituto e il Ministero per anticipare i tempi rispetto ai materiali certificati, per poter dare appunto in questi investimenti già la sicurezza di materiali appunto che garantiscano la sicurezza dell'acqua. Quindi tanto lavoro, tanto impegno in tempi anche rapidi, però la necessità che chiediamo alle istituzioni è anche quella di avere le risorse per poter fare questo cambiamento e di avere anche una riforma della burocrazia che ci permetta di realizzare in tempi rapidi quelli che sono gli investimenti necessari al nostro sistema. E assolutamente di nuovo grazie, e ci sentiremo presto per l'avvio e il completamento dei lavori che oggi ci siamo detti. Di nuovo grazie a tutti. Grazie a tutti e complimenti per la riunione, è stato molto interessante, soprattutto per chi coordina, che spesso sta un po' al di sopra degli esperti e quindi è meno esperto. Oggi è stata una bella full immersion. Grazie ancora. Grazie a tutti. Tania, direi che è andata alla grande. Grazie, sì, è stato proprio bello. Bene, visto che c'è stato un sacco di afflusso di spettatori. Sì, davvero tanti. Grazie Mauro per il sostegno, come al solito.